Cine stronzoni del nostro cuore, bentornati con i vostri Black. E Paco. Torniamo con un nuovo episodio del Cinema nella Musica Reprise, ovvero quel piccolo format in cui facciamo una specie di recap di quelle che erano i nostri episodi radio, insomma. Il ripassino di oggi fa parte di quello che era il nostro mese tematico dedicato all'eros, o comunque sia all'erotico che alla pornografia. In Esatto. questo Diciamo che era il caso, mese caldo. esatto, in questo caso parliamo di un film che in realtà è leggermente off topic, perché non stiamo parlando di un film erotico veramente propriamente detto. In questo caso stiamo parlando più di un thriller carico di Eros. Sì, comunque di un regista che ha fatto dell'erotismo, dell'ossessione, dei corpi anche in un certo senso, la sua ragione di vita, la sua ragione d'essere. Parliamo E dell'essere artistico, sì, ovviamente. chiaramente. Oltre a questo, il cinema di Alfred Hitchcock. Il film di cui vi parliamo oggi È è forse il film carico più hitchcockiano assolutamente, di per quanto anche Vestito Brian De per Palma. uccidere ne Sì. fosse carico. Infatti, il film di oggi deriva in un certo senso da una vicenda successa sul set di Vestito per uccidere, ma poi ve lo andremo a raccontare meglio. Oggi vi parliamo di Omicidio a luci rosse, appunto di Brian De Palma del 1984. Per quanto cult sia questo film, non tutti l'hanno visto. No. Quindi, essendo un giallo, per quanto riguarda il plot, a un certo punto ci interromperemo perché dirvi come si evolvono le cose ci sembra un po' stupido. Sì, Quindi, no, comunque abbiamo nel il nostro. Reprise raramente raccontiamo proprio tutta la Sì, trama, più però. che altro parliamo del film, poi di solito vi diciamo di ascoltare qui sotto in descrizione che Esatto. c'è il link al podcast, parliamo per un'ora e mezza di questo film, così Sicuramente ci saranno vi molti più togliete tutti i argomenti in pruriti. ballo. Ecco, nel podcast gli spoiler ci sono, quindi magari prima vedete Assolutamente. il film e poi ascoltate il podcast. Di che cosa parla questo film? Il nostro protagonista, un attore sfigatissimo, fallito, senza il becco di un Il nostro quattrino, il Scully, nostro che tra Scully. l'altro era anche tra i personaggi di Nightmare 3, Sì. faceva tipo lo psichiatra infantile che poi dava una mano a Nancy Sì, a sì, sì. risolvere la situazione. Comunque, un Arriva attore con una perché faccia anni 80 bella anche questo da quel punto tizio di vista. qua è un attore fallito, non ha soldi, si ritrova ad essere ospitato da questo suo amico, attore anch'esso, che però di successo ne ha, di soldi ne ha un sacco. Infatti vive in Perché? sto villone Perché gigante. ha trovato la moglie a letto con un altro, tra l'altro è una scena anche quella carica di erotismo, già Sì. vediamo le prime tette, questo è molto molto Sì, bene, ma sappiamo bello. che lui è un attore da quattro soldi perché lo vediamo all'inizio in una produzione di serie B in cui fa il vampiro, ma è costretto a fermare tutto perché lui soffre di Soffre e claustrofobia. quindi gli viene un attacco di E già panico. qua ci ricorda un po' la paura del protagonista di Vertigo, di Alfred Hitchcock. Che aveva, soffriva di vertigini in quel Esattamente, caso. comunque è molto importante Sì, lo scambio della anche persona. perché qua stiamo parlando di un film dove diciamo che vengono un po' mixati alcuni aspetti di diversi film di Hitchcock. Qui Tra vediamo cui alcuni appunto aspetti di Vertigo, la per donna che visse due esempio. volte, insomma. Che tra l'altro vediamo non solo a livello tematico, ma anche a livello tecnico, perché usa l'escamotage di arretrare con la zoomata per dare quell'effetto un po' straniante. Carrello indietro e zoomata avanti per dare l'effetto vertigine. Sì, diciamo che è un espediente poi usato anche da Brian De Palma, oltre comunque all'ossessione per il piano sequenza, che è comunque una cosa che ritorna. In questo film neanche tanto rispetto ad altri, tipo a Omicidio in diretta, c'era l'inizio fatto a piano sequenza, che era Sì, tutta un'altra sì, roba, ma sì, sì. non perdiamoci Ma troppo nelle torniamo a noi. chiacchiere. Il proprietario di casa dice all'amico squattrinato: prendi il binocolo e guarda da quella finestra. Perché a Soprattutto guarda quest'ora. lì a quest'ora perché ci sarà uno spettacolo bellissimo. Ed C'è uno effettivamente spettacolo c'è la bellissimo. vicina zozzona che a The Naked Bitch. tutti i giorni a quell'ora fa uno spettacolino alla finestra in cui si esibisce masturbandosi, ascoltando della musica softcore in un certo senso, comunque da film porno, in un sempre per restare tra di D'ispirazione, noi. diciamo d'ispirazione. Mannaggia il Covid. No, sto bene, sto bene, sto bene. Infatti. Non ti preoccupare. Stavamo a dire. Lui, spiando ripetutamente questa tizia bellissima che è Melanie Griffith dall'altra parte della strada, vede che c'è sto tizio, sto pelle rossa, sto Ma indiano. non è Melanie Griffith. Cioè, è Melanie Griffith, ma non è Melanie Griffith. Beh, se non dobbiamo dire queste cose, Melanie E però Griffith dovevi fa. dire l'altra a sto punto, perché se dici Melanie Ah Griffith. già, c'hai ragione. Vabbè, vede sta tizia che si spoglia e c'è sto indiano che la spia a sua Esatto, volta. quindi lui comincia praticamente a seguire questa donna per interesse personale, poi anche per proteggerla da questo fantomatico pelle rossa.
arriverà anche a conoscerla quasi carnalmente sulla spiaggia dopo aver sventato un tentativo di rapina da parte dell'indiano, nel quale però ha rubato la chiave magnetica per entrare nella casa della donna, ma questo lo scopriremo dopo. Durante l'orario, diciamo, deciso per il solito spettacolino, quindi il nostro eroe si ritroverà di nuovo a guardare, ma non vedrà succedere il solito cose. Spettacolino erotico, si troverà testimone di un omicidio. E da qui parte realmente il film. Siccome lui riconoscerà il balletto che vedeva tutte le sere in una cassetta a luci rosse, entrerà nel mondo del porno, aiutato questa volta da Melanie Griffith, per scoprire che è successo. Ha tentato di incastrarlo e non vi diremo nient'altro, è stupido dirvelo. Che poi non è che ha tentato proprio di incastrarlo, però si è servito di lui qualcuno. Esatto. Per mettere in scena questo omicidio. Ora, che cosa si può dire di questo film? Innanzitutto stiamo parlando di un film che da un punto di vista registico non ha assolutamente nessun difetto, ma non è che si limita a non aver difetti, è proprio bello stilisticamente. Sì. Qui Brian De Palma prende a piene mani da quella che è la sua più grande passione, ovvero Hitchcock. Il thriller e le donne. E questo film è un omaggio a tutte e tre le cose. Certo. Mi sembra assolutamente giusta la tua analisi. Inoltre, il vero titolo del film è Double Body, ovvero controfigura in un certo senso, e guardando il film capirete perché si intitola così. È venuta fuori, diciamo, la sceneggiatura per questo film a Brian De Palma perché sarà fatto un gran parlare sul set di Vestito per uccidere, della famosa scena della doccia, che voleva che l'attrice protagonista di quella scena venisse sostituita nelle scene di nudo da una controfigura. E da qui l'ispirazione. Da questo punto di vista non vi diciamo altro, perché vi abbiamo detto già anche abbastanza troppo della trama del film. Quelli che hanno visto il film avranno sicuramente capito. Gli altri vadano a guardarsi il film. Anche perché è un cazzo di capolavoro sto film, ragazzi. Che cosa si può dire? È bellissimo. Ma anche prima, se avevamo parlato del discorso di Hitchcock, qui De Palma prende anche a piene mani quello che è un concetto che aveva Hitchcock nella sua arte. Al di là dell'ossessione, è proprio il discorso del far veicolare lo sguardo dello spettatore e veicolare quello che è il suo intuito, cioè ti porta a ipotizzare determinate cose come vuole lui, quando in realtà ti porta da tutt'altra parte. La cinepresa ti rende un voyeur che guarda un voyeur, praticamente, ed è tutto un gioco di sguardi che si spiano. Perché comunque anche il nostro protagonista è spiato in un certo senso. E in qualche modo riesce a portarti a delle conclusioni sbagliate, ti porta a pensare in modo sbagliato a quello che dovrebbe essere l'epilogo del film e ti lascia completamente spiazzato. E per quanto riguarda l'Eros, visto che il nucleo tematico di queste ultime puntate di Reprise è l'Eros, questo film perché è così tanto erotico? Perché comunque Brian De Palma ci racconta l'ossessione, il desiderio, l'irrefrenabile desiderio. Il fatto che l'abbiamo detto, non stiamo parlando di un film erotico, no, è un thriller carico di Eros. Che è molto più erotico di tanti film erotici. Assolutamente. Ma non perché si vedono zinne, e se ne vedono. Se ne vedono. Ma perché si vedono anche nudi integrali, cioè, per questo, quasi nessuna scena di sesso. Qua stiamo proprio parlando di tensione sessuale tra i personaggi. Sì. Infatti vi abbiamo detto che Skelly, l'oggetto della sua ossessione, cioè non riuscirà ad andarci a letto, no, in un certo senso. Ci sarà una scena di mezza passione, ma sono comunque in giro, però la senti comunque forte, cioè riesci a raggiungere comunque carichi di Eros a livelli tinto brass. Ti aspetti che da un momento all'altro lui sbatta lei contro un muro a caso e la possieda lì in un posto qualsiasi, anche in mezzo alla strada, però non succede. E oltre a questo, un thriller tesissimo, violentissimo, sanguinosissimo. Vi ricordiamo, vietata ai minori di 18 anni. Ci può stare, perché comunque c'è una scena molto violenta, diciamo soltanto che è un omicidio con come arma un trapano, che comunque rientra anche questo nell'erotismo in un certo senso, che comunque perfino un omicidio è una penetrazione molto molto cattiva, ma in ogni caso Brian De Palma riesce a stare
nei ranghi per quanto riguarda... Sì, riesce a non cacar fuori dal vaso né da un punto di vista della violenza, né col nudo, non era per niente facile. Scadere nel ridicolo o nell'esagerato con gli elementi messi in scena non era facile. Rischiava di diventare il classico thrilleraccio erotico brutto di quelli che si vedono alle 11:30, si vedevano una volta su Italia 7 Gold. Poteva tranquillamente diventare uno di quei film là, cosa che per fortuna non è successa, che poi in realtà per fortuna è Brian De Palma, quindi in realtà grazie al cazzo che non è successo. È l'apoteosi della nuova Hollywood che imita e riaggiorna il cinema classico, in questo caso Hitchcock. Appunto, lo sai, io te lo sempre. Ma c'è anche Nero su Bianco. Sì, di Brass. Certo. Assolutamente. Chissà se l'ha visto. Io penso di sì. Probabile. Cioè, mi piace pensare comunque che Brian De Palma abbia visto Nero su Bianco. Ma per forza. Poi, ovvio, a livello di trama, eccetera, non c'entra nulla. Però stiamo parlando anche lì di un giallo carico di tensione erotica. Ma già te l'avevo detto io che mi aveva ricordato per alcune cose un qualcosa di tinto brassiano. Ma perché lo è? Anche lo è. Perché abbiamo il protagonista maschile che proprio da un punto di vista sessuale è un po' un pirlotto, sì, è un po' un deficiente, e abbiamo invece le protagoniste femminili più che, altro che invece sono perfettamente coscienti della propria carica sessuale e sensuale. Il protagonista più che altro se lo incurano tutti in questo film, pirlotto nel senso proprio perché lo è, lo è, nel senso si fa prendere in giro da praticamente tutte le persone che vengono a contatto con lui, forse tranne le due donne protagoniste di questo film, anche se poi Melanie Griffith ha un rapporto un po' conflittuale con lui, ma è anche la cosa divertente. E quando indagano sembra quasi un buddy movie a un certo punto. Sembra un po' di vedere il telefilm dove c'era protagonista Bruce Willis che faceva il detective assieme all'assistente bionda, non mi ricordo il titolo, roba vecchia degli anni 80. Vabbè, in ogni caso, un film straordinario, tutti i generi e sottogeneri che tocca riesce a portarle avanti con una coerenza impressionante. Uno dei film gialli più belli degli ultimi 40-60 anni, veramente. Il giallo non si mangia l'erotismo non si mangia il giallo, l'attenzione e l'azione non si mangiano tutto il resto, è tutto gestito nel migliore dei modi, davvero. Girato da Brian De Palma, che basterebbe soltanto dire questo. Esatto, cioè ragazzi, stiamo parlando di un film che va visto per forza, nel senso, se non l'avete mai visto avete un'enorme, gravissima lacuna dal punto di vista cinematografico, e se l'avete già visto riguardatevelo perché tanto fa piacere. Per non parlare della colonna sonora, che appunto ricorda le colonne sonore dei film softcore dell'epoca, sì. Molto anni 80, molto synth, ma anche momenti completamente folli e pop con i Frankie Goes to Hollywood. È vero. Tra l'altro in apertura erano i Frankie Goes to Hollywood. No, non in apertura, forse, no. quando entra nel mondo del porno, bravo, che tra l'altro c'era un bel long take con i Frankie Goes to Hollywood, con il cantante dei Frankie Goes to Hollywood che lo introduce, sì, praticamente, che ricorda tra l'altro il video dei Frankie Goes to Hollywood cantando Relax, sì. E perché? E tra l'altro il porno in cui appare Melanie Griffith nel film si intitola Holly si fa Hollywood, quindi, cioè ragazzi, qua citazioni pop a straforte, che stiamo a parlare. Film fenomenale, guardatevelo e raccontateci se vi è piaciuto, se siete maggiorenni ovviamente. Se siete minorenni, in realtà guardatevelo. Fateci sapere qual è il vostro film erotico, ma non propriamente erotico, preferito. Nel senso, il vostro film preferito in cui l'erotismo è soltanto una parentesi, ma non il centro nevralgico del film. Fateci sapere. Nel frattempo noi vi ricordiamo che abbiamo un sacco di social e potreste dare un'occhiata a ognuno di essi. Siamo su Instagram, in cui il buon Paco ogni giorno quasi insomma, ultimamente non molto, vi consiglia un film o un disco o quel cazzo che c'ha voglia di consigliarvi lui. Vi ricordiamo che abbiamo tutte le nostre fantastiche rubriche, le saghe a quattro mani che non vanno avanti da un po' ma presto ricominceranno, le mezze saghe, Black e Paco al cinema e in un video, anche se i trailer, probabilmente a breve i cinema richiuderanno tutti, quindi in realtà probabilmente anche quella rubrica per un po' sarà sospesa. Tanto c'è anche l'on video, ripieghiamo sull'on video. E adesso vi facciamo anche la rubrica musicale sui dischi, film versus film, insomma cinestronzoni, tutto quello che volete con i vostri Black e Paco. Fateci sapere quello che vi abbiamo chiesto, oppure fateci sapere anche semplicemente come state.
cioè, tanto ci fa piacere lo stesso. E siamo molto contenti di quelli che ci scrivono. Ci siamo appena iscritti, meritereste un sacco di iscritti in più. Lo sappiamo. Ditelo anche ai vostri amici, così magari gli iscritti in più arrivano. Anche se in realtà avere pochi iscritti ha i suoi vantaggi. Esatto. Possiamo dire tutto il cazzo che ci pare. E questo ci piace molto. Ciao stronzi.